sono tante, non ci stanno. Dovrei fare forse due film. In preparazione dell'inverno abbiamo già messo via anche il robottino taglia erba. Noi abbiamo quello della Wurz, veramente utilissimo, perché come vedete il giardino è veramente grandissimo e non è neanche tutto qui, perché fa tutto il giro della casa. Dobbiamo mettere anche, dobbiamo ancora farlo, vi terrò aggiornati, dobbiamo mettere via, smontare parzialmente il trampolino elastico dei bambini, è gigante. Qua abbiamo già smontato, c'era l'ombrellone grande, apribile, col tavolo, le sedie, l'abbiamo già tolte perché tanto non mangiamo più fuori. Questo appunto è il trampolino elastico da smontare. Questo è tutto il mio orto. Volevo farvi vedere un pochino l'orto. Non abbiamo ancora tolto i pomodori. E siamo a metà novembre, perché ci sono ancora, ok? Vedete che ci sono ancora i pomodori verdi, chiaramente non maturano più. Adesso ha piovuto, quindi sto un attimo attenta, però guardate qua, cioè pieno di pomodori. Scusate, questa è una parte ancora che dobbiamo ristrutturare. Quanti pomodori ci sono, ma li vedete? E quanti fiori, li vedete? Quindi sinceramente io e mio papà, che siamo quelli che ci occupiamo dell'orto, gli altri mangiano, noi facciamo, non ce la siamo proprio sentiti di togliere queste piante. Abbiamo ancora le piante delle zucchine, infatti siamo in ritardo sulla tabella di marcia dell'orto per l'inverno, perché non abbiamo potuto creare spazio. Cioè vedete che ci sono ancora le zucchine, i fiori, adesso queste tra oggi e domani, anzi magari le raccogliamo adesso insieme, dai, perché farò una frittata. C'è qualcosa anche qua, e vedete, cioè come si fa a togliere queste piante che stanno ancora creando, generando, e quindi non abbiamo messo le cose invernali. Qua c'è ancora l'insalata, la mangiamo tutti i giorni, l'insalata dell'orto a metà novembre, e qualche ravanello anche se i ravanelli devo dire che, vi faccio vedere, ormai alcuni proprio vedete non vanno più bene, dopo li butto.
tutto. Vediamo questo. I ravanelli ormai hanno fatto la loro vita, eh? Queste sono quelle che abbiamo piantato prima, poi adesso pianterò ancora qualcosa perché per fortuna ha smesso di piovere. Volevo farvi vedere l'orto. Anche qui, prima non vi ho fatto vedere, abbiamo piantato queste con mio papà, ok. E lì ci sono le fragole, devo ancora pulire tutto, adesso magari lo facciamo insieme. Quindi lo so che metà novembre per questi lavori forse è un po' tardi, però è così, c'erano ancora le robe estive. Dai, facciamo qualcosa insieme che vi avete fatto venire voglia. Spero di avervi ispirato e motivato per prepararvi all'inverno che sta arrivando. Io e Mr. T vi ringraziamo per aver guardato il video fino alla fine. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un like e di attivare la campanellina, così rimaniamo in contatto.
Questa è l'alba del giorno dopo, è il mattino del giorno successivo, c'era questa meraviglia quando mi sono svegliata e insomma non potevo non condividerla con voi, ecco, anche se in questo punto del video ci stava bene un tramonto magari, ma grazie mille davvero di essere stati insieme a me e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!